Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Allora ragazzi, sono tornata con un nuovo video. Sì ragazzi, vedete lo sfondo nero? Molto più professional, no? Vabbè, poi c'è anche lo sfondo bianco. In realtà potrei anche mettere lo sfondo normale, però così è molto carino perché risalta tantissimo. Oggi sono tornata con un nuovo video di una mystery box che ho comprato da Amazon. Non ricordo il prezzo di questa mystery box, però raga è enorme, bellissima, e sono curiosa di vedere proprio all'interno cosa troviamo. Ma c'è proprio scritto mystery box. Non è che è arrivata così, è arrivata in un'altra scatola ancora più grande. Oh, ce l'ho fatta. Allora, oh, grazie Spora, di qui questa caja misteriosa de Leo. E spero che ti guste. Sto scritto in spagnolo. Perché sto scritto in spagnolo? Allora, come ogni mystery box, andiamo a pescar. Vediamo. Ok, c'è la carta. Ok, ho pescato. Mettiamo a terra. Pesco ogni volta senza vedere. Che cos'è? Growing Crystal Flamingo. Ma è un gioco. Oddio, c'è... Guardate ragazzi, lo slime appiccicato sul braccio. Ragazzi, c'è un gioco. Vediamo. Vediamo, fa tipo... Oddio, no, si fanno tipo bollicine. Ma cos'è? Oh, ok, abbiamo montato il fenicottero. E questo dovrebbe andare così. Però non ce lo metto. Allora, praticamente vediamo di trovare le istruzioni in italiano, sempre se ci stanno. Ci stanno in tutte le lingue del mondo, ma non ci sono in italiano, ragazzi. E dobbiamo mettere questo liquido all'interno, qui. E poi, praticamente, dovrebbero uscire tutte queste cose, vedete, sopra al nostro fenicottero. Allora, mettiamo il liquido qua, perfetto. E dobbiamo lasciarlo agire. Per quanto tempo? Non lo so. In 12 ore! Ah, quindi in meno di 24 ore dovrebbero uscire queste cose magiche sul nostro fenicottero. Ok, l'ho lasciato qui. Vabbè, il primo, vediamo se funziona. Mi piace, ok. Ok, un'altra scatola. Allora, una scatola nella scatola. Ma che cos'è? È tipo una cosa per fare le torte. Ma è colla. È colla. E c'è un liquido. Ma non ci sono istruzioni? È tutto scritto in giappo, in cinese, ragazzi. Qualcuno che sa il cinese, per favore, me lo può tradurre, vi prego. Ve ne prego. Qualcuno che sa il cinese mi sa dire cosa devo fare io con questo? Cosa esce con questa roba? Perché io non voglio fare danni, ho paura di fare dei danni. Che roba è? Qua non c'è nemmeno un'etichetta. Ma è del liquido blu. Ok, questo non lo so, devo indagare. Prossimo. Aspettate, metto così. Oh, che figo! Jumping clay! No, ma no, vabbè. Vediamo. Oh, questa la posso mettere. Oddio, profumo un sacco! Ma la posso mettere nello slime. Questa cosa mi piace. Ma è diversa dalle altre paste. Ah, figherrima! Oddio, questa è bellissima, ragazzi. Adoro, questa la metterò sicuramente dentro uno slime. Secondo me è una box tema giochi. Molto presto mi arriva anche quella là della Disney, eh. Mi raccomando, ragazzi, lasciate tanti pollici in su. Vi ricordo l'evento del 17 novembre, lo Slime Con Ita a Napoli. Vi lascio qua la locandina, visto che è tutto nero, la locandina risalta tantissimo sicuramente. Oddio, sono sparata flesciata. Dove venderò i miei slime e il mio merchandising, i miei gadget. Oddio, quindi non perdete questo evento, venite ragazzi. Devo dire che non mi sta deludendo questa box per il momento, eh. Alziamo. E ok, qua c'è una scatola gigantesca. Oh
l'ho pronunciato con Daniele. Oh mio Dio, è bellissimo! Tumbling Monkeys! Funny game. No, vabbè, adoro! Allora, questo è il tronco da andare a montare. Cioè, ma voi lo facevate? Ce l'avete questo giochino? Cioè, ci giocavate? Non lo so, ditemelo vi prego in un commento, perché io sto adorando veramente troppissimo. Si devono mettere le scimmiette, che dovrebbero stare tipo appese, no? Poi si gira la ruota e, per esempio, devo tirare il verde. Oh, è caduta la scimmietta! Cioè, ragazzi, perde chi fa cadere più scimmiette. Ma vabbè, raga. Poi, vediamo. Cos'è? Illusiones ottica. Penso sia un coso per fare l'illusione ottica. Occhiali per l'illusione ottica. Ah, proprio così. Cioè, una cosa super pezzotta, insomma. Cioè, lo metto sui miei occhiali a questo punto. Cioè, scusami, perdonami, caro. Cioè, lo metto sui... Ecco, oh mio Dio! Lo metto sui miei occhiali. Ok. E vediamo questa illusione ottica. Oddio, no, però... No, vabbè, però funziona. No, vabbè. No, vabbè, ragazzi, cioè... Una cosa abbastanza inutile. Però funziona. Poi, altra jumping clay. Altra jumping clay. Ok. E altra jumping clay. Ok, avrò delle jumping clay a vita. Natural durante. Vediamo questa com'è. È gialla. Ok. E questa profuma però, profumano. Ma queste sono... Sono spagnole. Quindi, wow. Questa è bianca, questa ci piace. Eccola, vedete? Questa ci piace da mettere nello slime. E questa qua è verde. E questa è verde. Che verde! Proprio super verdoso. Questa è un po' più secca. Ok, allora, e questo... Per lo slime! Oh mio Dio! Oddio, ma è un po' scioltino. E come cavolo di bruxelle lo prendo io da qua dentro? L'hanno messo in sto boccettino che, cioè, non si potrà mai tirare tutto fuori. Profuma, cioè, veramente profuma un sacco di limone. Il che è veramente sorprendente, mi piace un sacco. Però non si riesce a prendere tutto lo slime dall'interno. Perché è, vedete, appiccicato, è un po' scioltino. Però lo vado un altro po' a riaddensare. Oh, devo dire che non è affatto male sto slime, ragazzi. Vi dirò. Però, guardate, è fatto con le palline e con gli sprinkles. Va bene, questa cosa ci piace. Non penso che non ci siano molte cose ancora nella scatola. Allora, vediamo che ci sta ancora qua. Dei palloncini che non possono mancare mai. Ma dei palloncini che si illuminano. Ma si illuminano? Sì, oddio. Sì, c'è una luce. Oddio, non si vedrà mai. Ma c'è una luce dentro, ve lo posso assicurare. Non so se si vede meglio così, ma c'è una luce dentro. Io, figo, vorreste uno slime con i palloncini che si illuminano al buio? Fatemelo sapere. Interessante. Poi, ok, aspettate. Penso sia l'ultima cosa. Vabbè, questo. Oh, aspettate. No, vabbè. Ah, ma ci sono dei personaggi. No, un attimo. Allora, ci sono dei personaggini a random. Ok. Allora, la scatola è vuota. Questo può essere utile. Ci sono dei personaggini random. Che cosa sono questi? Non si sa. Si mettono sulle penne? Bobby, Bobby, Bobby. Questa è la Kitty. Ma è originale, originale. Della Sanrio, Sanrio. È telecomando. Oh mio Dio, ragazzi. È la motocicletta di Hello Kitty. Telecomandata. Non me ne farò niente. Penso che la regalerò. Ma è top. Allora, questo è il telecomando che... Oh
ovviamente non ci sono le pile, ma io le vado a mettere perché sono troppo 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 curiosa di vedere se e come funziona. Ragazzi, cattiva notizia, non ho le pile. Non so che fine abbiano fatto, ma vi voglio dire che funzionano a pile. E vi dico che ci vogliono addirittura 4 pile, 2 nel telecomando e 2 nell'automobilina. Quindi vado a fiducia e spero ovviamente che funzioni. Gente, sono felice di questa mystery box. Se ne volete altre, fatemelo sapere con un bellissimo pollice in su. E niente, io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Vi mando un bacione enormissimo, vi voglio tanto bene. Come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!